Bene. Quindi possiamo mettere le mani avanti dicendo che adesso arriva il momento peggiore della serata. Cercheremo di farlo durare il giusto. È peggiore per tanti aspetti, un po' perché viene dopo questo testo scritto dal nostro amichetto Giacomo Ciarrapico, bellissimo. Ancora tira. Bisogna far spegnere questa cosa. È un po' perché è il momento, diciamo, di cacciare i soldi, che è una cosa sempre, insomma... No, perché sono buoni tutti a venire a Palladium, no? Sì, a vedere la solidarietà. Due o tre piotte a testa stasera. Sì. Bisognerà. Beh, a testa se compravamo il teatro, però diciamo che se c'è una... A fila. Sì, a fila pure se compravamo Ma il teatro. Ma vogliamo cominciare, intanto... Un applauso a Massimiliano Bruno. Valerio Mastandrea. Eccolo qua. Una breve biografia di Massimiliano, per chi non lo conoscesse. Comincia a fare il buffone da quando è molto piccolo. Le sue sono celebri le sue poesie sotto l'albero di Natale a 4 anni, dove un grandissimo senso anticlericale lo pervade. I genitori lo lasciano fare, è il quarto fratello di 4 maschi, di tre maschi. E poi comincia a fare teatro, insomma, amatoriale, poi diventa un professionista molto serio del teatro, fa delle scuole dove ruba del denaro agli attori, ai ragazzetti, cose così. Finalmente approda al grande cinema come sceneggiatore, perché è un pozzo di idee. Finalmente debutta alla regia 3-4 anni fa, credo, mi sembra, con Nessuno mi può giudicare, primo film subito grande incasso, quindi diventa, fa parte di una scuderia nuova, di nuovi autori di commedie migliori, diciamo, dei cinepanettoni. S'era detto ironici, però. Chi? Hai detto, fammo sta presentazione e te prendo un po' in giro. Ma poi tocca a te che dici, dirai due cose su di me, ridono tutti, no? È chiaro. E comunque eccolo qui, adesso ci sta preparando un altro film, è un bravissimo autore. Adesso c'è la battuta, un attimo, vai. No, sono la parte seria, come presentare Valerio Mastandrea, è uno di noi, del quartiere. Sì, sì, dai, vai nella professione. A cui vogliamo tutti un po' bene per... diciamo tutta la vita ha un po' pietito, quindi uno alla fine, no? Lo fa lavorare, sì. O fa vincere i premi e cose così. Perfetto. Lui ha un must suo, diciamo, inconfondibile, lui cerca con i suoi film di spiegare a tutti noi che la vita è una merda. Ecco. Ma è brutta proprio. Perfetto, possiamo chiudere così. Tutto a braccio, non so se vi rendete conto. Ecco quanto ci conosciamo. Però ci sono stato più veloce, no? Insomma, sì, no? Sì. Vabbè, ma la parte mia era quella un po' più, poi c'è la. No, c'era la cosa. Tempi. Ma comici. Veniamo all'asta, ragazzi. Ecco l'asta. Un momento, allora, un po' di. No? Noi abbiamo un sacco di opere, diciamo, che ci hanno donato. Ecco, quella la prima è una. Opera. Parte da 20 euro. Si chiama Il Vagito. Vagito, 20 euro. Andiamo. La seconda opera è Il Cazzottone. Si chiama. Ecco il Vagito, potete vedere. I 20 euro li doneremo non alla strada ma ai genitori per la scuola pubblica, visto che serve sempre qualcosa. Tu non lo sai ancora, ma lo saprai. E allora ci sono degli artisti che hanno donato fotografie. Intanto un bel applauso. No, scusate un attimo. Era ancora il cappello, poi li chiamo io e vengono, sennò così non si capisce niente, non vendiamo niente. Sì, sì. Andate un po' indietro. Sì, così, prima come... cappello, poi vieni. Allora, artisti che hanno donato, ecco, abbiamo... niente, non se ne vanno. No, okay. Così si deprezza, capito? Si deprezza subito, le chiamo io. Allora, per Dio. Veniamo alla prima opera che... Già abbiamo una scaletta scritta a penna e fotocopiata corpo 4, che nessuno fotocopia in corpo 4, capito? Manco fosse Braille. Fino a un secondo abbiamo litigato, leggi tu, no? Leggi tu in cevedo. Comunque, questi artisti hanno donato fotografie, dipinti, abbiamo anche degli oggetti d'arte, una cosa strepitosa. E ci sono anche gli artisti, sono in sala, credo, qualcuno. E partiremo da delle valutazioni che hanno fatto delle gallerie d'arte, per poi magari scendiamo, saliamo. L'importante è privarsi di questa roba, perché poi non sappiamo cosa fare. Allora, andiamo a fare entrare... Non è roba, sono opere d'arte. Sì, però dietro ci può essere qualche cosetta, pure per voi, se magari dietro c'è tutta una cosa così. Allora, seriamente, adesso dobbiamo... Cominciamo, no? A far entrare, eccoci. Adesso l'applauso. Un applauso. E non vengono. Uno li chiama, loro non vengono. Avanti, Omino 71. Allora, Omino 71, leggero... C'è Omino 71? Facciamo salire sul palco Omino 71, che è un signore di 42 anni, evidentemente.
43? Non c'è. Vabbè, io leggo un po' di biografia facendo... Ecco, purtroppo è morto. Ecco, vorremmo... avevo detto solo meno 71 comunque. Ah, tutte e due sono meno... scusate, a posto. Allora, meno 71 nasce nel 71 a Roma, città dove vive, sobilla e lavora. Dalla fine degli anni 90 diffonde la sua idea di arte popolare tra supereroi, santi, giocattoli e bambini in un mashup dalle tinte decisamente sature. Ecco, il mashup anche lei, ecco, vogliamo vedere? Ecco qui, perfetto. Qui, questo è un mashup. Perfetto. Nella sua produzione alterna interventi in strada a base di murales, poster e sticker, ha un'attività espositiva che si riconosce nelle tendenze neopop, post-graffiti, lowbrow, urban contemporary, partecipando a un centinaio di mostre personali e collettive in Italia e all'estero. Ha imparato a memoria, vedo. No. Irrequieto dalla nascita, come un po' tutti noi, all'attività personale affianca quella di autore e curatore di progetti collettivi, tra i quali Stick My World, Vinyl Factory, Versus 2009, 20KTH, Suburban Icon Project, Rome Street Food, vantando numerose collaborazioni nazionali e internazionali. Negli ultimi anni, meno 71, nel frattempo pensate se... Basta, basta, hanno capito, meno 71, devo cacciare i sordi, forza. Okay, allora. Allora, chi comincia? Aspetta. Il primo che comincia avrà un 2014 da paura. Fermi. La prima offerta, gli altri molto meno. Questi sono dei murales che ha fatto Omino, 71, fotografati da Jessica... Parker. Stewart. è un deficiente. Scusate. Stewart. Jessica Stewart. Jessica Stewart che vogliamo salutare con un bel applauso. Ciao Jessica. Che è americana del Massachusetts, nata nell'81, storica dell'arte e fotografa. Sembra che è un pezzo comico, ma è tutto vero. Sì, mi dispiace, anche io non voglio mancare di rispetto alla biografia delle persone. Ma non stiamo mancando di rispetto a Jessica Stewart. Stiamo leggendo in Corpo 4, quindi mi sembra già uno sforzo enorme. Allora, qui abbiamo due fotografie. Non c'è scritto come si chiamano le opere. Sì, c'è scritto. Allora, sopra c'è, scusami, è anche cancellato, come potete vedere, il titolo è cancellato a penna, va bene? Ma è... Allora, scusa, questo si chiama Beware of the Omino, va bene? Attenti all'omino. Praticamente è una cosa, Ostiense 2012, foto stampata su Forex di dimensione 70x, io non so se gliela ecco, faccio. Per chi non legge... No, veramente, per sì. Per chi non riesce a leggere, c'è scritto Avanti Pop, sì. L'avete che visto era anche questo, il titolo su... di quel famoso disco dei... Di chi? Bravissimo. Dei Ted Dubois? Ah, vero, vero, vero. Ecco. A cultura generale, noi di Piazza Bologna sappiamo anche questo. Ok. Qui si parte da una cifra rotonda. Secondo me possiamo partire anche da porta un po'... Attenzione, l'ho vista, ha alzato la mano! Eccola! No. T'attacchi, stavi a chiamare, attacchi, nasta, fai così. Yeah. Te la paghi, dai, te la cavi con 20 euro, cominciamo. Porta no, bene. No, no. Allora, qui... Manco una carie quest'anno, se fai subito. Niente. Qui si parte. Chi è? Da... Chi è? Fermi. Comincia a averci le fitte qui. Ma il ribasso fa pena, però, scusa. Ho capito che dobbiamo fare. Ma è un'opera d'arte, abbiamo qui c'è sta Direct Delil. Abbiamo capito che c'è un tasso di disoccupazione questa serata altissimo. Quindi cerchiamo di andargli incontro. Allora, è 75 dici di no, dici che non si può tornare, io non ne so fare. No, non si può tornare indietro perché è una figura di merda. Ah, ok. Non peraltro. Allora, eravamo a 200 euro, 10 ragazzi, minuti fa. Ma posso dire una cosa per gli adolescenti? Sì, sì. Pensa che tu esci con una pischella, no? Cioè, stai sta ragazza che ti piace tanto, ti va di andare a casa mia stasera, non ci stanno i miei? Quella, boh, dai, vieni, ti faccio vedere una cosa. Gliela butti lì. Tu entri con la pischella, scusa, allarme, pip, pip, scusa, mio padre, non per cazzo sta allarme, pip, entri, levi l'allarme, vuoi un bicchiere d'aranciata? Sì, sì, senti, vieni che ti faccio vedere una cosa. Lei pensa che, no? E invece entra in camera da letto e ci sta a dare Devil, Avanti Pop. E lei che fa? Lei che fa? Lei rimane a bocca aperta e tu, forte, signore, gli dici, ho pagato due piotte. E lei ti risponde, pensa chi sei. Ma com'è? E la serata va in bianco. Ecco, quindi gli adolescenti sono esclusi da questa cosa. Niente, io sono ragazzi, ossessionato dai Valletti. Ragazzi, sono 15 opere, stiamo faticando. Siamo prego. Molto ossessionati dai Valletti che portano le opere. Ma io volevo dire alla dirigenza, chiamiamola così, che se non vendiamo questi, qui poi famo una catasta di cose e si incendiano. No. Aspetta, un minaccio. Lui non mi capisce. Noi finché non vendiamo 15 opere non andiamo via stasera. Lo tengo io. E dopo ci sono U2. Regolatevi. Allora, Omino 71, questi sono due murales fotografati da Jessica Stewart del Massachusetts, 200 euro e 200 euro, secondo me siamo partiti un po' troppo forti. Dovevamo... Dici? Sì. Vabbè, posso dire io 201?
Applauso. La paura mia è che non c'è. E mo mi tocca dirlo pure a me. E allora di quello sotto dico 202. Valerio Mastandrea, signore. Lo sapevo. Alla fine pagavamo noi, io lo sapevo. Va bene, venduti 201, 202. Omino, dove sei? Siete delle merde, posso dire. Siete sono noi due, quello qua, gratis e pure a calcio. Balletto. Ma va bene. Balletto, mi porti prossimo via. Prossimo film lo metto a 9 sacchi il biglietto al cinema. Stasera ci costerà 1200 euro, io già lo so, capito? 1200, 1300 ce vanno via così stasera. Vabbè. Dai, è forza la strada, vinci per noi, forza così, dai. Oh, qui se non la compra uno di voi ve lo tiro, Allora, questa è una fotografia di Simona Granati, è una fotografia fatta in Chiapas, del Chiapas. Qui, lo sapete che cosa mi ci hanno scritto qua? Foto Chiapas. Metti la dritta. Serio, mi hanno detto serio. Ma che vuol dire serio? Serio perché abbinare l'impegno comunque delle domande che uno si pone alla serietà? Perché? Non lo so, non capisco. Non dovevi rispondere, era un bel silenzio, interiorizzavamo e andavamo avanti. Dai. Allora, questa foto, se almeno potessi fare qualcosa così, tanto se, questa foto fatta da Simona Granati si chiama, c'è scritto lì in spagnolo, vogliamo un mondo che contenga molti mondi. Chiapas, la realtà comunità zapatista, stampa 24x30 analogica. C'è Simona? Simona? molto bene. Ci vediamo dopo, Simona. No. Allora, non c'è una piccola biografia di Simona prima che cambiasse sesso. Nel 1990 lavora come fotogiornalista freelance. Racconta soprattutto quella parte di società invisibile che in ogni parte del mondo esige il diritto ad una vita degna. Uomini e donne che non hanno potere e nemmeno lo vogliono, che non hanno spazi e li occupano, non hanno lavoro e reclamano reddito, che sono sempre stati esclusi, allora che erano spazi di partecipazione che riputano la guerra e la vogliono. Lo so che sembra che sto a banalizzare, ma lo sappiamo tutti, noi siamo gente che queste cose. Andate. Ragazzi, de sotto però, andate de sotto, dritto, senza brezzo, vai. Sembra uno spettacolo degli UNESCO. Esatto. Quindi Simona fa un lavoro che ci piace, devo dire, a me. Ragazzi, mi piace. Posso dire una cosa, una piccola sorpresa. Non c'è Simona stasera, ma accogliamo con un bel applauso il subcomandante Marcos che è venuto a trovarci. Vabbè, parcheggiati qua, guarda. Poi voglio sapere chi ti manda, rimani così allora. Allora, qui partiamo da 40 euro. Ragazzi, 40 zitto, euro zitto. È anche bella figura. Voglio sentire coscienze che parlano tra dentro di sé. Posso dire sta bella signora, cioè c'avrei 15 anni meno di me, comunque sì. Ma com'è? Pensa a tuo figlio che ti chiede, mamma, che cos'è il Chiapas? E tu gli rispondi, è un paese che lotta! 50! Ha detto 50! Oh! 45! Vieni, 45! Devi fortuna salire. Tutto l'anno! Taglie tutti! Guardate quanto è bella, c'è forza. C'è un microfono, fermati. De più, dai! Aspetta. È bella, sì. No, scusate, servono delle credenziali bancarie. Dove ce l'hai il conto, te? Lì, che banca? È una banca differente? Fa così? Ok, 45 euro. Ma ce l'hai qui o fai... No, nemmeno. Non c'hai 40. Pensavo che uno potesse poi andare magari. Dove? Sì, al mare. Ecco. Andarseli a mangiare. Uno potesse andarseli, capito? Va bene. Il tuo sulla nome? Fiducia. Ci puoi dire qualcosa? No, Carolina, basta. No, io mica volevo il cognome, no, non siamo lì, diciamo, no, siamo qui, è tutto a posto. Grazie Carolina. E allora poi dopo ci sono. No, guarda, se vai dietro c'è qualcuno che te mena subito e poi dovresti dare i documenti. No, comunque vabbè, sì, vai giù e poi però non scappare. No, possiamo poi possiamo, paghiamo no? Lui, Carolina. Capito? Ok, no, grazie Carolina. Vabbè, un applauso a Carolina. Grazie, che rimane Carolina. Qui, la controlliamo a vista. Oh, che cos'è questa bicicletta? C'è scritto qua sopra. La bicicletta è offerta da la ciclofficina popolare La Strada. Applauso. Potete vedere tutto materiale riciclato. Questa è una bici rubata nel 99. Che poi è stata lavorata di grandissimo fino, è stato messo insomma del titanio, tutte cose, insomma, c'è gente che ancora la cerca. E quindi... parte da 40 euro. Sì. Cos'è La Strada? La Strada è uno spazio aperto dove costruire e riparare la propria bicicletta. Esatto, sì. anche. Ecco.
Ecco. Dove imparare a farlo con l'aiuto di meccanici esperti. Eh? Che è successo? Non c'è un euro, gente che si chiede i soldi, guarda. Tu mi hai prestato 30.000 lire, ho sentito uno che poi ha parlato di... Poi per fumo di... come lo trovate però, eh? Vabbè, arrogati. Comunque 40 euro per questa bicicletta rubata a un anziano che poi si è suicidato. Esatto. Ecco. È la bicicletta originale di Ladri di Biciclette, attenzione! Ho visto una ragazza, tra l'altro bellissima, alzare la mano. Quanto dici? 41? Sali, vieni su. 41. 45! Oh, dai che l'asta comincia. Ho visto una mano. Eh? 47. 47? Ammazza il numero che ti sei scelto adesso. 50, lì c'è 50. 50! Ragazzi, con calma e tranquillità, 55. 50 sopra. Questo lo sentì dire ma una volta. Ma sotto 55 ha fatto anche un gesto. Ecco. 56, chi l'ha detto? Ecco, 56. 56 e 1. 60. 61. C'ho avuto il brivido, eh. Hai detto tu. Vieni sopra, per favore. Non è finita. Se non vieni, porta non malissimo. Non è finita, che dobbiamo puntare. Voglio portarla di sopra, mi piacciono le calze sue, va bene? Oh. 61. Lei è 61, eh. Ciao. 61. E oggi il suo compleanno, auguri! Fagli una foto. Che bella questa ragazza, pensate, ha voluto mettere questi pantaloni perché è il suo compleanno. Altrimenti avrebbe messo un jeans, diciamo, no? Se vuoi cantarci qualcosa, noi siamo qui. No, questo... Lei è Federica, giusto? Io ti faccio gli auguri. Sì. Vogliamo cantare tutti tanti auguri? A meno che non caccia 60... Se scacci, ma prima 60, di farlo vogliamo chiamare Enrico 60, Brignano? 61, eh? No, che ne so, che le cose tipo Rai 1. Cioè? Vogliamo cantare tanti auguri? Ecco. Bene, vedo arriva... che è caduta nel vuoto questa proposta. Perfetto, auguri, tanti auguri. Allora, chi non canta tanti auguri gennaio. Avrà un brutto incidente stradale. 65, Federico, sti cazzi, è compleanno tuo. Scherziamo, ha appena Federico. Detto 70, vero? Federico, 65, noi dobbiamo 66, lavorare. Dobbiamo 66 lavorare e te la do. 66. 66. Chi è che vuole rovinare il compleanno di Federico? No, da forza. Chi c'ha le... Chi ha il... Dai, vai 66 Federico. A Federica? 66. Sì, è aggiudicata! Bravo, bravo. Grande. Vai. Ma più questa ma andiamo volta. Avanti. Ormai l'hai presa. Andiamo avanti anche... con la prossima opera. Oh, qui è roba seria. Anche prima, però qui ecco. Molto di più. Potete rimanere così 10 minuti? No, per vedere cosa ha provato quell'amico tanto tempo fa, eh? A rimanere così. Oh. Ragazzi, questo è bellissimo. Oh. Valerio, vuoi dirci di cosa si tratta? Sì. Questa è una biografia molto interessante. Questa è una tela dipinta da Pax Paloscia, che è uno di quei rari casi, c'è scritto qui, di cervelli in fuga che decidono di tornare all'origine. Allora, qui le domande da fare a Pax Paloscia sono due. Sei scemo o vuoi veramente cambiare questo paese? No? Io lo inviterei sul palco. Pax, ci sei? Pax, vieni sul palco, forza, Pax. Anche Pax è con noi stasera. Ecco. Ecco, perfetto. Grazie Pax. Allora, Pax, vieni qui. Allora, Pax, qui allora, c'è scritto. Pax, come ti sei trovato a dipingere questa cosa? C'è scritto che il tuo nome è associato alla street artist, si dice art forse, sì, e dopo studi artistici, una discreta fama raggiunta nel sottobosco della cultura metropolitana italiana, decidi di attraversare l'oceano e andare a vivere a New York. Perché? Fefe, dove vai, Pax? Forza, dai. Scusate. Comunque quando uno torna poi si assume anche la responsabilità di dire perché è tornato e soprattutto perché è andato via. Perché sei tornato? Perché sei andato via? Non risponde Pax, però ci dice che lì potenzia le sue armi e oltre a pennello e bomboletta sfodera la macchina fotografica e la telecamera affinando le tecniche. Sfodera la macchina fotografica, Pax, sa sfodera tutto questo. Questo è un spettacolo, siamo, finirà malissimo, io lo so. Chi è? Chi è? 100 euro, un applauso! Microfono. Vabbè, aspetta, la prego di salire. No, non fa niente. Non vuoi dire niente neanche da lì? Nemmeno il suo nome di battaglia? Gringo. Chicco, dai, Chicco. Chicco, 100 euro per Chicco. Perfetto, Chicco, euro. Mi raccomando, Monica della Strada, che è lì nel quando foyer. Si esce.
Michela, calma comunque, molto calmi, perché c'è dell'aggressività un po' troppo, va bene, posso così, dire? Dov'è la solidarietà? Dov'è? Allora, siamo qua insieme, Michela, siamo della strada, Chicco. A Chicco glielo portiamo lì? Posso dire, Chicco è stato un eroe perché non si fida nessuno, ha anche alzato un bastone colorato, che era? È il tortore, che è? Ah, il manifesto, okay. Quindi è stata pure proprio... Vabbè, tanto riavvolgiamo, ragazzi. Dai, Chicco. Vai. 101, 102, questa è stata una frase. 103, aggiudicata. Questa è stata una frase. Chi è? 150, 151, 152, 153. È andata? Va bene. La risposta di Chicco alla cattiveria. Ma l'asta quando la fate? Riesce te? E comunque già mo pagato io e lui, 403 euro in due. Adesso non fa pure prendere a calci in culo. Va bene, tutto a posto, grazie, grazie. Piano piano, tanto sono le tre, non c'è bellissimo problema. Andiamo avanti con un dipinto di Maddalena Vitiello. Avanti il dipinto. Cambio di luci perché? Perché sta per entrare Bono Vox degli U2, a cui farei un bel applauso. Molto bene, allora se la luce si abbassa non vediamo più niente, secondo me dà paura, perché uno può puntare su una cosa che non sa. Eccola, vai. Che meraviglia. Bello. Che meraviglia. La vuoi mettere su capesa? E che capelli. Sacco, prova a leggere, guarda, c'è scritto grande grande. Ciccio, leggi qua, c'è scritto molto grande, vedi, allora, Maddalena. Allora, Maddalena Vitiello che ringraziamo, questa è una stampa, diciamo è un disegno a mano libera, a china e inchiostro liquido, collage digitale. E si intitola Mostri diversi, quindi dovreste anche un po' identificarvi con l'opera disegnata a mano libera, e si parte dalla cifra di 80 euro, quindi accessibile anche agli nostri amici tossicodipendenti che sono saliti prima sul palco. Di meno 80, cioè meno che tu, non, perché sei tu. Non mi dici 79, io te lo do subito. Dillo. Hai 71 in banca. No, un attimo. Che banca c'hai, scusa? Salvadanaio tuo? Che interessi ti dai da solo? Spiega. Perché un paio d'anni l'hai persi, te lo volevo dire. 71. Adesso appena sviluppi è tutto finito, vanno via in un attimo. Io 71 euro te li giochi per questa cosa qui, veramente? La vuoi vedere da vicino? Chiedi a mamma? Mamma dice no, perché sono... Va bene. Però comunque... signora, posso dire, pensi come cresce bene suo figlio con sto quadro in camera da letto? Che si sveglia, capito? Si sente l'anima di Maddalena Vitiello. Ma c'è Maddalena in sala? Maddalena, sali sul palco, per favore! Buttate, Maddalena! Dov'è? Vieni, Maddalena! 80 euro, chi offre 81 euro per questa, come abbiamo detto... È un olio su tela di strano. No, un disegno a mano libera, china, inchiostro liquido, collage digitale. 80 euro, le aste si fanno così, fanno così, noi non ce la facciamo. 80 euro, 80 euro. Non si vede, lo pieghiamo apposta, scusa. Allora, aspetta, poi faccio la pistella. Se si rompe poi vale 40. Lo sapevo che facciamo sta fine io e te, guarda. Che vedi? Grazie. Niente. Non vedo niente, non vedi niente, così? Ve lo volete passare? C'è qualcuno che vuole passare per il teatro a far vedere questa cosa di Maddalena? Guarda che bella, è mano libera, eh. Dov'è Maddalena? È venuta Maddalena? Niente. Sta scendendo? Vedo gente che... Perché io sento se Maddalena sale sul palco convince il pubblico. Pure secondo me. Volevo dirvi che questi soldini, o no, se lei sale vanno sul palco, per la ricostruzione della strada. Cioè non è che se li piamo noi. È una cosa carina, euro, che è quel posto dove venite sposi, a sentire la musica. Quindi è carino se poi date, magari ecco, lo comprate in 8, 10 sacchi per uno e ogni 8 giorni vi passate il quadro. Zitto! 81 dov'è? 81 e 1! 81 e 2. Pausa lunghissima adesso, se no non saliamo mai. 81 di 2. Mi pare che stavamo a 81 e 2. Però prima di 81 e 2 che c'era? 81 e 1. 81 e 1. Okay. Mi hanno tra l'altro detto che se si vende a 82 porta bene. Sì.
81 e 1. Chi ha detto 82? 82, quella ragazza 82 meravigliosa. 82 e 1. 82 e 2. No, fammi capire, 82? Sì, e 2, però prima c'è 82 e 1. Nell'82 l'Italia ha vinto i mondiali, vogliamo ricordarlo. Così. E non solo. Però 82-83 è un'annata da paura. Non so chi coglie questa sottile sfumatura. E allora... chi dice 83? Nela Nela, Marangon, Pruzzo, Chierico e Falcon, mi viene da dire. Tu non devi dire queste parole, che ti viene qualcosa allo stomaco. 71, Lulic, no, è passato quelle 80, 83. 83, ha detto qualcuno. Chi l'ha detto? È il ragazzo con la maglietta, ecco, tu che ti stai girando, hai detto 83. No, allora siamo a 82-1, 82-2, la serata è ancora lunga, 82-2, vado ad aggiudicare? 82-3, aggiudicato! Aggiudicato, vieni qua! Dov'è Maddalena? C'è Maddalena? C'è Nando Citarella che fa un'ora e mezza di... Anzi, non è un'opera originale, è una stampa litografica firmata da uno dei maggiori artisti contemporanei, street artist. Ultima opera, ragazzi, fermento, forza, dai, facciamo così. Tutti uniti per la strada, allora, cerchiamo di offrire qualcosa. Allora, voglio dire che è un'opera donata dall'associazione 999, ecco, va bene? Con gli street artist Luca Maleonte e 2501, che era quello che avete, la chiave, quello della chiave. Questa è un'opera, è una, come ho detto prima, una stampa litografica firmata con la sua tag in basso a destra di Banksy, eccolo qua. Un attimo, la facciamo vedere pure di là. No, perché questo Banksy non è esattamente... Aspetta che gliela porto. A me mi sta a venire la colica renale nel frattempo. A me mi sta a venire l'ansia perché questa vale moltissimo. Ecco. Allora, ragazzi, pensate, è anche insomma un richiamo alla guerra, quando ancora non ci avevamo, Cirio non esisteva. Questa si chiama Tesco Soup Cans. Sulle scatole c'è scritto tomato soap, Tesco Value, cream of tomato soap, 400 grammi, c'è scritto pure. Va bene? Allora ragazzi, questa è una cosa seria, come le altre cose che abbiamo visto. Valerio mi ha lasciato solo. No, no, mi sto a piangere per sedermi e non la faccio più. Vabbè. Allora, praticamente, allora facciamo una cosa, lì c'è una cifra da cui partire, perché questa è un'opera seria, nel senso seria che ha un valore già sul mercato abbastanza rilevante, no? Voglio far filmatino. Quindi facciamo che la prima offerta la fa uno a caso, può dire qualsiasi cosa, e poi partiamo da lì. Quanto? 500, vero? Chi ha detto 500? Comunque... Hai detto 500, 500 euro qui. 5,10, porca miseria. Ma perché ne porti a dormire? Che mo diventa fai qui la cosa. 500 euro. E diciamo che la cifra. 500 euro. Io ci faccio pensare perché poi 500 euro sono tanti. 500... E perché non offri qualcosa anche tu, Valerio? Perché sei sempre stato un po' spiloccio. No, posso dire? Abbiamo preso anche quelli di prima noi. Abbiamo preso quelli di prima? Sì. Partita anche una ci abbiamo anche pagato questa 4 ore e 4 ore. Valerio, sola, un po' spiloccio, un pochino. E quindi 501. 502. Non lasciamoglielo soltanto a 500, ragazzi. Questo qui al Prison World Museum of Boston. Questa è un'opera importante. Verrebbe venduto a 540 almeno. Giusto? Dov'è il signore che offre sempre? Lei? Lei c'ha a casa. Capito? Su moglie la caccia. Oh, mi hai portato 300 cose a casa. Basta. 501. Andiamo a chiudere. Momento di tecnologia e multimediale. Sali. Devi salire perché adesso. Ha chiesto una cosa importantissima a cui risponderà Massimiliano Bruno. Ok, applauso. Credo che la domanda sia si può pagare col banco? Esatto, ha fatto col banco, ma la... in due tempi. Allora, a rate, lo vuole comprare a rate, quindi la solidarietà a rate. Scusa, il mio obiettivo è prendere più soldi possibile per la strada. Mi tiro una scarpa in testa da solo, se non la smetto. No, sto cercando di convincere perché lei secondo me è un'estimatrice d'arte, mentre tu sei un drogato. Che pezzo. 650! Mamma, la comunità di San Patrignano!
650 euro, signori, mamma mia, che bel 651 pagamenti in natura. Pensate, la sinistra una volta era, no? C'erano dei valori. Purtroppo, ragazzi, volevo dirvi una cosa: ha vinto Berlusconi, ha vinto nei suoi capelli rossi, che vuole pagare in natura, ma non fa niente. Valerio, questa ragazza vuole abusare del tuo corpaccione. Ce l'ho. Il microfono. Ecco, adesso Valerio darà una risposta, perché questa ragazza si è offerta fisicamente. Queste ragazze. Io sono una persona anziana. Pensate, chi è che non vorrebbe sposare una ragazza italiana, Allora. Sono profondamente colpito da questa affermazione. Guarda, se te spogli completamente e vieni su. No, non so. 651, faccio finta di non aver sentito. Dopo mi dai il numero. Ragazzi, c'è modo e modo, però così esplicitamente. Cosa? Ce le metto? Sì. Che dici, 700? Sto alzando, io scusate, sto facendo il mio lavoro, ti tiro una scarpa in testa. No, io voglio mettere a lei, perché io sto a battere i pezzi, stai a vedere? Quel volete scopare Mastandrea? E io la voglio scopare a lei. Il bello è che se... Per favore, adesso, per favore, un po' di ritegno. Io sono per l'amore, non sono per il sesso così prêt-à-porter. Comunque c'ho un presentimento... Io sono platonico. Che se superiamo l'una è tosta, ragazzi. Uscire da questo luogo sarà tosto. Dobbiamo stringere. 651, 652... 650... 700! E toglie! Eroi del CAFT! E questo ragazzo è del CAFT, Centro di Alta Formazione Teatrale, una grande scuola di teatro italiana, e sta per rimanere sul lastrico per avere un baschi nel cesso. È così che vi voglio, l'arte, via! Un baschi rigorosamente... Finto, rubato, certo. Rubato! 701, guardami! C'è tu, sì, cioè, garanzia, guarda, te l'onora tu, se è scritta da lei. 700, eh? Garantisce, no, meglio di no. 701, 702, vado ad aggiudicare. Vado ad aggiudicare. 700 e... Ragazzi, è tardi. Vabbè, ma no, con sta sufficienza, però. Sono sempre sordi qui, non è che si può... Senti, chiudi, per favore. Fallo parlare. No. Apriamo queste vocali, per favore. Solo questo. Il problema è sempre... Si dice problema, stiamo a Garbatella, problema no. 7,50 sopra, 7,51, 7,50 chi, l'amore mio? Qua, tutto a posto, l'avevo visto, ma era una cosa verso Dio. 7,50. Martino, dopo finisci il tuo discorso, eh? No, non lo dimentico io. 7,51, ma è vero o no? Oh. Sì. No. Una piotta io. No. Non lo fate mai più, che è l'una, eh. 7,20 e 1, 7,20 e 2, 7,20 e 3. Aggiudicato.